Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Benvenuti, il Napoli vince ad Udine, ma Ancelotti è incazzato nero. Non so se avete visto, mi tiro anche un pochino più indietro ragazzi. Ancelotti era incazzato nero ragazzi, si è arrabbiato per tutta la partita. E perché ve lo faccio notare? Perché sono pazzo? No, magari sono anche pazzo e non lo so, ma non ve lo faccio notare per questo. Ve lo faccio notare perché? Perché ragazzi, Carlo Ancelotti con il Napoli in vantaggio per tutta la partita si incazza da morire ad ogni errore. E questo deve fare l'allenatore. E qui si vede che è un mister che ha vinto dappertutto. Dove è andato Ancelotti ha vinto. Lo vediamo da qua ragazzi. Lo vediamo da qua. Il Napoli che comunque gioca bene, un Napoli che, questa è una distinzione importante ragazzi che va fatta, il Paris Saint Germain si allena in campionato, il Napoli fa delle guerre in campionato, non so perché la videocamera spesso mi mette fuori fuoco, il Napoli fa delle guerre in campionato e questo va anche diciamo compreso nel percorso del Napoli in Champions. Qualora il Napoli dovesse passare il girone avrebbe fatto veramente un grande miracolo, perché veramente il Paris Saint Germain gara dopo gara, lo diciamo sempre, lo dico sempre nei miei post sport, seguiteli se vi va, quelli che faccio sul Paris Saint Germain, il Paris Saint Germain è forte, ogni squadra che affronta il Paris Saint Germain fa la partita della vita contro il Paris Saint Germain, mai così bene quella squadra prima di giocare contro il Paris Saint Germain, ma comunque Liara 4-0, 5-0, 3-0, oggi il PSG ha vinto un'altra volta 5-0, sono veramente troppo forti rispetto al resto del campionato e questo li mette in condizione di prepararsi alla Champions in modo tranquillissimo ragazzi, veramente tranquillissimo. Questo manca al Napoli, che ha una rosa lunghissima, che ha la possibilità, vedi oggi anche quello che fa Ancelotti, di poter variare un po' con il turnover, con i giocatori, facendoli ruotare sempre rimanendo molto forti. Però ragazzi, che cosa succede? Succede che il mio gatto sta davanti alla telecamera. Ma possibile, ogni volta tu ti vieni a usare la videocamera, cioè Shiran, io veramente non ce la faccio più. Poi dici no, allora io parlo di partite, di calcio e c'è sempre lui in mezzo. Allora, stavo dicendo, il Napoli invece viene a giocare in campionato, fa anche un discreto turnover, c'ha sempre giocatori forti, c'ha la rosa lunga, c'ha la rosa molto lunga, per ogni ruolo c'ha 2-3 giocatori, eppure che cosa succede? Succede sempre che il Paris Saint Germain ovviamente arriva più fresco. Al di là di questo parliamo della prestazione di oggi del Napoli. Haaland ragazzi è un giocatore fortissimo, è un giocatore che a me fa impazzire, io veramente se fossi un allenatore il giocatore imprescindibile per me sarebbe Haaland. Io se fossi stato Sarri invece di chiedere Jorginho avrei chiesto Haaland. È vero che Jorginho è imprescindibile per il ruolo, per il gioco di Sarri, visto che gli serve un mediano, e se poi non hai Jorginho insomma devi andarlo a ricercare, non è poi così facile, un giocatore che faccia quello che fa Jorginho. Però ragazzi Haaland è spaziale e lo dimostra anche oggi. L'Udinese che fa un'ottima partita, l'Udinese che entra in campo nel secondo tempo come se praticamente, non lo so, giocasse non lo so, la gara, la finale della Coppa del Mondo. Sono entrati in campo veramente ragazzi cazzutissimi, sono entrati in campo molto molto motivati, entrano in campo, fanno molto bene, però ragazzi ovviamente il Napoli è più forte e quindi alla lunga poi si è visto. L'Udinese ha avuto diverse occasioni nel secondo tempo, sempre poi neutralizzate dall'ex di turno Karnezis, con il Napoli che in contropiede faceva sempre molto male. Alla fine sono 3 punti importanti quelli che porta a casa il Napoli, 3 punti importanti anche perché l'Inter deve ancora giocare, ci sarà il derby e ne parleremo domani, però delle squadre che hanno giocato oggi, che faranno la Champions, hanno praticamente steccato tutte. La Juventus ha pareggiato in casa contro il Genoa, la Roma ha perso in casa contro la Spal. Quindi insomma per il Napoli questi sono 3 punti che quasi valgono 6, perché gli permettono di allungare 3 punti sulla Roma e mangiucchiarne 2 alla Juventus. Fatemi sapere la vostra un commento qua sotto, mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, se vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace, in caso non tenete un dislike, vi ringrazio di aver visto questo video, buon ciao alla Lalla e noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video.